Quando arrivai in Italia all'età di 16 anni, soffrivo tantissimo di nostalgia di casa, ma la decisione di venire in Italia presi io e di certo non potevo lamentarmi. E dentro di me mi dicevo, cerca di essere forte. Un giorno mia nonna, probabilmente intuendo la mia sofferenza, mi chiamò e mi disse, non devi essere forte, è importante soffrire della tua debolezza. Gli esseri umani sono creature deboli per natura, eppure cerchiamo di essere forti per sfuggire alla tribolazione. A volte diventare forti significa diventare ottusi e insensibili al dolore. Quando si diventa insensibili al proprio dolore, si diventa insensibili al dolore degli altri. Le persone che si considerano forti attaccano gli altri, diventando insensibili al dolore e perdono la loro gentilezza. Affronta le tue debolezze e valorizzale, perché le persone gentili hanno più dolore della loro gentilezza. L'altro giorno il grande fratello mi ha proposto di partecipare al programma. Spesso ci troviamo davanti a una certa e ci chiediamo se la nostra certa sia giusta o sbagliata. Prima di fare qualsiasi certa si riflette e si cerca di capire i pro e i contro. E non è facile capirli perché molte cose non si conoscono finché non si provano. E abbiamo paura di sbagliare. In realtà però la certa non è così importante, la certa non è il fine, ma è un mezzo. Cioè, se si vuole arrivare in cima al montagna, o prende la scorciatoia, o il sentiero più lungo che sia, arriverà comunque in cima. Piuttosto è fondamentale capire dove ci si trova, per poi decidere a montare da scalare e il percorso adatto per se stesso. Certo, non è mai semplice capire bene noi stessi e cosa vogliamo dalla vita. A me ha aiutato molto capire il concetto di un termine giapponese, ikigai. Il significato è il valore della vita, ciò che ispira e fonda la vita di una persona. L'ikigai è un insieme di ciò che sappiamo fare bene, ciò di cui il mondo ha bisogno, ciò per cui ci pagano e ciò che amiamo. E in base all'ikigai capiamo che la nostra felicità non dipende dalla scelta che facciamo, ma dipende da quanto conosciamo noi stessi e di trovare in noi il nostro ikigai. Quindi ho preferito continuare a divulgare la cultura giapponese piuttosto di partecipare al Grande Fratello. 3 mesi fa ho avuto l'ischemia cerebrale e sono stato ricoverato in ospedale. Anche se permangono alcuni postumi, ora sto molto meglio e ho ripreso a fare tutto quello che facevo prima. Durante il periodo di convalescenza sono cambiate un po' di cose. Per esempio, prima di ammalarmi ero così, ora sono così. Ma nonostante questo, ho continuato a postare video sul Giappone. Le persone mi apprezzavano per quello che sono, e non per il mio aspetto sui social. Cioè, il messaggio che vorrei trasmettere soprattutto ai ragazzi che vivono in una realtà influenzata molto dal social, cioè viviamo perché ne faccio parte anch'io, che è indipendentemente dal canone di bellezza generalizzato, se una persona sappia valorizzare il proprio essere e i suoi ikigai, il significato e il valore della vita, ci sono ancora tante persone che sanno apprezzare il valore di una persona. In Giappone c'è un proverbio, Ten Iwo Ho, tradotto letteralmente, gli abiti degli esseri celesti supremi non hanno cuciture. Di base un termine utilizzato per un'opera d'arte, ma possiamo dire che il senso del proverbio è: il vero sé è completo nel suo stato naturale, non influenzato da influenze esterne, e questo stato naturale è attraente e meraviglioso. Quindi diamo più valore alla nostra unicità e all'essere naturale che le bellezze imposte dalla società. Vi racconto uno degli insegnamenti di mia nonna. Non appena iniziai la scuola elementare, fui vittima di bullismo e smisi di andare a scuola. Divenni un famoso hikikomori. I miei insegnanti negavano i miei sogni e il mio desiderio di andare alle scuole medie in un'altra città. Mi dicevano spesso, tanto non puoi farcela, devi vivere come tutti gli altri. E non c'era nessuno che mi aiutasse. Fu molto sofferente. La frase tanto non puoi farcela, che è una frase molto semplice, ma è una delle frasi peggiori che possa privare la fiducia e il potenziale di una persona. Le persone che vengono costrette a rinunciare al loro futuro con questa frase perdono fiducia, ma le persone hanno un disperato bisogno di fiducia per sopravvivere. Così alcune persone che hanno perso la fiducia in se stesse cercano di aumentare la propria autostima guardando gli altri dall'alto in basso e o criticando gli altri. Alcune persone iniziano anche a ostacolare gli sforzi degli altri perché non vogliono che gli altri lavorino sodo, ma sono quelle povere persone che sfortunatamente hanno perso la fiducia in se stesse. Magari hanno avuto lo stesso insegnamento che ho ricevuto io da piccolo.
Un giorno mia nonna mi disse: dovresti rispettare tutti, ma vivi come Tenbakuoku. La parola Tenbakuoku significa un cavallo celeste che può correre nel cielo liberamente, il che significa libero nelle parole e nelle azioni, flessibili nel pensiero, non vincolato da nulla e da nessuno. I giapponesi descrivono solo con quattro lettere un sentimento di nostalgia molto forte. Ichijitsu Sanshu, che è tradotto letteralmente un giorno tre autunni. Una parola che descrive una situazione emotiva, come quando non si vede una persona per un giorno, ci si sente come se la si stesse aspettando da tre anni. Secondo voi, che cosa rappresenta questo giardino zen giapponese? Tra i tanti bellissimi giardini giapponesi, il giardino di pietra del Tempio di Ryōan a Kyoto, il patrimonio dell'umanità, è uno dei luoghi imperdibili perché conserva una serie di insegnamenti e aneddoti. La particolarità del giardino è che è composta da 15 pietre incastonate nella sabbia bianca. Si dice che le pietre sono disposte in modo tale che da qualsiasi angolazione le si guardi, una o più pietre sono nascoste da un'altra. Ciò che cosa rappresenta? Spiega le parole scritte sullo tsukubai, un lavabo di pietra riempito d'acqua per purificare le mani e la bocca, prima di entrare in un luogo sacro, disposto di fronte alla sala della cerimonia del tè. La frase è Ware tada taru wo shiru. Sono consapevole solo di essere soddisfatto. Il senso della frase è chi sa essere contento e felice, anche se è povero, mentre chi non sa essere contento è infelice, anche se è ricco. Non che non debba avere l'ambizione, ma ciò che insegna il giardino è di non lamentarci di non poter vedere tutte le pietre del giardino, ma di essere grati per ciò che possiamo vedere ora e per ciò che abbiamo ora, come la vita e la salute. Quante volte abbiamo sentito dire «mi devi ascoltare!» Ma che differenza c'è tra sentire ed ascoltare? In Giappone la differenza tra sentire e ascoltare viene spiegata in un modo affascinante tramite la struttura dei due rispettivi ideogrammi. L'ideogramma di sentire contiene un simbolo dell'orecchio, invece quello di ascoltare contiene un simbolo dell'orecchio e quello del cuore. La differenza è che ci metti il cuore o meno nel comprendere ciò che dice il tuo interlocutore. Un ideogramma giapponese che rappresenta la felicità si scrive così. Dall'ideogramma di felicità, togliendo una linea, diventa così e rappresenta doloroso, penoso e tristezza. In uno stato di felicità, la mancanza di qualcosa può condurre a una vita infelice, straziante, triste. L'infelicità può essere condizionata da avversità, tribolazione e disgrazia e rispettivamente si scrivono in giapponese konnan, kunan e sainan. Invece una vita in cui non si incontrano avversità, tribolazione e disgrazia è definita come bunanna jinsei. Nessuno di noi vive una vita bunan. Tutti viviamo una vita con konnan, kunan e sainan. Nessuno può confrontare o giudicare le difficoltà degli altri. E quando riscontriamo konnan, kunan e sainan nella vita, invece di bunan scriviamo così. E si legge arigatai e vuol dire essere grato, riconoscente. Solo chi ha sofferto nella vita sa rispettare le difficoltà degli altri e apprezzare la gentilezza degli altri. Quindi essere in grado di valorizzare e rispettare le persone che vi circondano può essere un segno che avete superato molte difficoltà nella vostra vita. Indaffarato vuol dire perdere il cuore in giapponese? L'etimologia dell'ideogramma giapponese che rappresenta indaffarato si dice che in base alla sua struttura deriverebbe da un significato molto profondo. Kokoro o nakusu, perdere il cuore. L'ideogramma si scrive così ed è composta da due parti, cuore e perdere qualcuno. Come la cortesia e la sincerità, il cuore, l'animo, è il mezzo con cui ci si rapporta con l'altra persona. Se ci pensiamo bene, più si è indaffarato, meno si pensa all'altra persona e più si è occupato con se stesso. Più si è occupato, meno si può essere gentile con gli altri. Forse gli antichi volevano insegnarci che, sebbene sia importante lottare per i nostri sogni e le nostre passioni,
ma non dobbiamo dimenticare le nostre priorità e le persone che ci rendono felici prima di perdere il nostro cuore.